cambiano i fattori, cioè i giocatori, il prodotto è lo stesso. Ha fatto giocare i giovani, la squadra ha dimostrato comunque un animo, un carattere e anche in fondo la capacità di stare in campo. Sì, i ragazzi hanno fatto una buona partita, c'era gente che magari non giocava da tanto, quindi era importante dare un po' di spazio, di minuti a loro per il resto del campionato. Ragazzi giovani che non hanno mai fatto allenamento con noi, con personalità, mi sono piaciuti. Poi i giocatori che rientravano dopo tanto tempo di assenza hanno fatto abbastanza bene. Potevamo fare sicuramente molto meglio una volta recuperata la palla alla fine. Ci siamo abbassati magari per stanchezza troppo e questa squadra non gioca troppo dietro, rischia sempre di compromettere il risultato. In questo senso c'è da migliorare, però hanno sofferto tutti insieme, hanno chiuso spazi, hanno avuto poche pari gol del Virolef, che era una squadra abbastanza forte, tecnica, quindi i ragazzi hanno fatto una buona partita e hanno dimostrato che possono dare una mano per la causa della Pro Patria. Si dice che vincere aiuta a vincere. Domenica si è vinto in un modo, oggi si è vinto in un altro, però si vince. Sì, è importante che loro possano capire che giocando bene e dando il massimo, o anche tante volte giocando male fanno un risultato, è una cosa importante per la squadra. Quindi c'è tanto da migliorare ancora, però quando uno vince così fa piacere per loro, perché vengono a allenarsi tutti i giorni, quelli che non giocano di meno magari si sentono un po' esclusi, quando hanno la possibilità di giocare dimostrano che possono essere una garanzia per la Pro Patria. Chiaro che diciamo ci sono giocatori di gamba come abbiamo visto, però poi ci sono giocatori come Chiaro Bertoni che, voglio dire, non è al massimo, sta entrando, però si capisce il giocatore che è per questa squadra e ancora di più esalta quello che questa squadra ha fatto fino adesso, cioè senza giocatori importanti. Sì, lui è un giocatore molto importante. Sì, senza stare nel merito visto del singolo. Lui è un giocatore molto importante che piano piano lo stiamo portando ad avere minutaggio. Poi per capire quando lo possiamo introdurre in qualche partita di queste qui che giocheremo, però è importante che lui si senta anche sicuro per quello che ha vissuto e penso che piano piano lo riporteremo a tenere in ottime condizioni. Mattia. Il commissario Fernando